sapori e vini ancora nel Roero, nel bel Piemonte, con i grandi vini di questa terra. Siamo nella borgata Tucci del comune di Montà. Giuseppe Viglione al mio fianco, conosciuto però al mondo come Beppe, perché poi nei paesi dove abita Giuseppe, chi è Giuseppe? Salve. Beppe. Senti, Cantina Generai, sì. Tu hai una storia di famiglia, siete una piccola realtà agricola familiare, però una storia che ha diversi anni, già un bel po' sì. di tempo. Sì, io sono la settima generazione e la storia inizia con un signore che si chiama Viglione Giuseppe come me ed era conciliatore in comune, veniva chiamato così il General. Ecco. E noi che siamo le generazioni successive, i Generai. Hai capito? E quindi questo uomo è nato 200 anni fa. Qui si dice gli stranom, no? Quei soprannomi, ma sono comuni anche in tante altre regioni d'Italia. Vigneti, gran bei vigneti, che uva produciamo qui, Giuseppe? Allora, inizialmente era più vini uva rossa, quindi Nebbiolo e Barbera. Sì. Dagli anni, fine anni 70, l'Arnese ha preso sopravvento, come è successo un po' per tutti, e oggi ci abbiamo praticamente 12 ettari vitati, di cui 4 ad Arnese, 3,5 li abbiamo invece a Barbera e il resto Nebbiolo. L'Arnese, lo ricordiamo, è quel grande bianco del Roero che ormai si trova veramente in tutto il mondo, e devo dire con grande piacere che lo si trova nelle varie espressioni, mi spiego, nelle varie etichette. Vuol dire che la qualità media di tanti produttori è elevata, non soltanto di pochi singoli. A che altezza siamo qua? Qui siamo dai 350 ai 170 metri di altitudine. Terreni? Terreni sono sabbiosi con delle parti di ghiaia e 30 cm sotto troviamo già del calcare, ecco. In questa zona. Nella collina di fianco troviamo addirittura delle marne e anche argilloso. Tra l'altro io ringrazio la regia attenta di Pietro Marcellino perché ci sta facendo vedere proprio il territorio che abbiamo raggiunto dall'alto, così ci rendiamo conto anche della bellezza paesaggistica delle colline del Roero. Dalla vigna alla cantina, che vini produci? Roero Arnese, due tipologie, okay. Un briquaro maldo che fa la fermentazione, affinamento in acciaio, il 15 lune, perché sono 15 fasi lunari, dalla vendemmia a quando va in commercio, fa il 20% fermentazione e affinamento 9 mesi in tonneau, doppia barrique. Poi produciamo Barbera d'Alba, una semplice e una superiore, Langhe Nebbiolo, Nebbiolo d'Alba, assolutamente il nostro cavallo di battaglia è Roero e Roero Riserva. Certo. Un piccolo rosé di Nebbiolo e due chicche, una è il metodo classico, ecco. Fatta con forte impronta territoriale, 50% di uva Arnese, 25% Chardonnay, 25% Pinot Nero. Un blend dunque. Un blend, okay. Millesimato, 30 mesi minimi sui lieviti. E poi ancora l'ultimo nato e un passito da uva Brachetto. Hai visto quante cose buone che producono qui in privato a telecamere spente, però Beppe mi raccontava che la dimensione della realtà come azienda agricola è questa, tale deve rimanere, cioè non abbiamo in testa di raddoppiare la produzione, no, è vero? No, no, no. Meglio, io ci tengo, chi mi conosce lo sa, a curare tutto. Se i trattamenti li faccio io, il trattorista sono io, il segretario sono io, mi piace curare dettagli che sono anche le nostre etichette che sono curate, il nostro packaging, il modo di servire anche il cliente e metterci con loro. Domanda di rito, ma che faccio a tutti? Mercato metà Italia estero? Sì, 50-50. Completiamo in bellezza sperando proprio che le sette generazioni diventino 8, 9, 10, 11, 12, insomma vadano avanti e portino sempre i grandi sapori, quei grandi vini del Piemonte, come una volta, oggi e anche domani. È arrivato il momento di lasciare Beppe, dobbiamo recarci al ristorante per vedere i suoi vini, assaggiarli, abbinati ai piatti.